Buongiorno a tutti! In questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questa stupenda eco pelliccia che io ho deciso di chiamare Soffice Abbraccio e che ho realizzato con il filato della Mistrico Filati Linea New Cincilla. Chi mi segue da un po' di tempo sa che l'ho utilizzato anche l'anno scorso e ho fatto anche delle creazioni quest'anno. E il colore che ho optato questa volta è il numero 200, che è questo sfumato spettacolare del bianco e del grigio. Vi ricordo che ogni gomitolo è da 100 grammi e misura 65 metri. Per poter realizzare questo cappottino, ecco, pelliccia, io ho utilizzato 500 grammi di questo filato, quindi 5 gomitoli, che ho lavorato con i ferri del numero 11. Come sempre in descrizione vi lascerò il link al sito Uncentando con i Filati, da cui potete acquistare il mio stesso filato anche negli altri colori disponibili. E sapete che ce ne sono veramente tantissimi. E vi ricordo inoltre che dall'uscita del video, quindi oggi 6 dicembre, fino all'8 dicembre, questo filato lo troverete in offerta. Inoltre troverete anche i bottoni che ho utilizzato per chiudere questo cappottino, che sono veramente spettacolari. Spero che si riesca a vedere dalla telecamera. Vedete, si chiamano mezzaluna perché c'è disegnata questa mezzaluna e ci sono diversi colori disponibili, 4. Io ho utilizzato questo più chiaro e il marrone, un tipo di marroncino, ci sono due tonalità, e io ho utilizzato quella più scura per i due bottoni da mettere sotto. Per quanto riguarda la lavorazione, sì, è ai ferri. Ho utilizzato i ferri del numero 11 e si va a creare la parte dietro, le due parti avanti e le maniche. Ora, in questo momento voi vedete che si è formata questa diminuzione, quindi l'eco pelliccia si chiude un po' a triangolo, ma in realtà io non ho fatto alcun tipo di diminuzione. Avendo lavorato con dei ferri numero 11, quindi con dei ferri molto più grandi rispetto a quella dell'etichetta, perché nell'etichetta del filato porta 9-10 ferri, questo mi ha permesso di poter giostrare maggiormente come andare a mettere la mia lavorazione senza però creare fori o tirare. Vedete, è comunque morbidissima e non tira. Però che ho fatto? Quando sono andata a cucire sulle spalle ho tirato un po' la cucitura, non tantissimo, proprio per fare in modo che qui si stringesse un po', e quindi i due pezzi davanti si sono andati da soli a fare questa striscia obliqua, e ciò mi ha permesso appunto di chiudere in questa maniera la mia ecco, pelliccia. E per fermarla io ho utilizzato due bottoni che ho messo qui in fondo e uno qui in alto, in modo tale che se vogliamo chiudere maggiormente la pelliccia possiamo farlo tranquillamente in questa maniera, oppure lasciarla aperta come l'ho in questo momento. E vi dico anche che la parte dietro a me è venuta larga 43 cm circa, e ogni parte avanti è giusto la metà, perché io per fare la lavorazione ho usato 40 maglie dietro, 20 maglie per i due pezzi avanti, e ho usato un po' di più maglie in più per fare le mie maniche. Anche per le maniche stessa cosa, non sono andata a fare aumenti, non sono andata a fare diminuzioni. L'unica cosa che vi dico, che mi sa che mi sono dimenticata di dirvi nel video, è che quando sono andata a cucire le maniche ho cucito dalla fine della manica, ossia io ho iniziato a lavorare la manica dal basso fino all'alto, e nella parte alta, quindi dove sono andata a chiudere le maglie, sono andata poi a cucire le maniche attorno, quindi a tutto il mio il corpo di questa eco pelliccia. La lavorazione è semplicissima, si lavora sempre tutti i giri di andata, quindi veramente è una realizzazione semplice. La cosa un po' più scocciante sono le cuciture, ma io sono andata a cucire con lo stesso filato, quindi sempre con il mio cincilla, e questo mi ha appunto permesso di evitare che si vedessero cuciture. Vedete, qui di lato la cucitura non si vede, sotto nella manica anche la cucitura, così vedete meglio, non si nota, e non si nota neanche qui sulla spalla o attorno alla manica, proprio perché è un filato peloso e quindi permette questa cosa di non far vedere che ci sono cuciture. E ripetiamo, essendo un filato molto morbido, si può veramente fare come si vuole, e io ho preferito tirare un po' e fare appunto questa chiusura qui a incrocio sul davanti, che trovo veramente molto molto carina. Un'altra cosa che vi devo dire, per una taglia M, allora secondo me dovete andare a prendere almeno due gomitoli in più di filato. È vero che mi va molto larga qui, quindi secondo me non è che dovete andare a mettere molte più maglie, ma sicuramente dovete andare a mettere qualche maglia in più per le maniche. Quindi io, se non mi sbaglio, ne ho messe 26, direi che per una taglia M deve andarne, per avere lo stesso effetto mio, quindi questo effetto bello largo, deve andare a mettere almeno 3 o 4 in più, e sono due maniche. Io per una manica ho quasi utilizzato tutto un gomitolo, quindi mi raccomando, taglia M andate a prendere almeno 7 gomitoli, se non anche 8, se volete stare
più tranquilla. Per una taglia L io direi andate direttamente a prendere 10 gomitoli, e ragazze vi posso assicurare che non pesa, è veramente leggero, e io ho 500 grammi di questo filato addosso, ma è leggerissimo, quindi anche se dovete fare taglie più grandi vi posso assicurare che addosso lo sentirete leggero lo stesso, ma caldo caldo caldo. Io in questo momento mi sento proprio come abbracciata, per questo ho deciso di chiamarlo Soffice Abbraccio. Bene, vi ho fatto la mia solita testa di chiacchiere, quindi mi raccomando, se decidete di realizzarla mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio o come Uncentando con i Filati se avete acquistato il mio stesso filato presso la merceria Coletti o presso il sito Uncentando con i Filati. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro cardigan, la nostra giacca, io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Filati New Cincilla, che è questo gomitolone bello peloso che ho utilizzato in tantissimi altri progetti dall'anno scorso. Il colore che ho scelto stavolta è il colore 200. Allora, la giacca sarà così composta: creeremo prima la parte dietro, le due parti avanti e poi le maniche. Io qui ho un piccolo campione dove ho montato soltanto le mie solite 10 maglie, ma vi dico già che per la parte dietro io monterò circa 40 maglie, no anzi circa, monterò 40 maglie per avere una larghezza di circa 48 centimetri, e le due parti avanti monterò 20 maglie per ogni lato, quindi lato destro 20 maglie, lato sinistro altre 20 maglie. Voglio che la giacca sia bella larga, quindi non voglio quella qualcosa di stretto, deve essere bella larga. E per quanto riguarda le maniche invece poi andrò a decidere se le voglio strette, molto larghe o una via di mezzo. Comunque la lavorazione è semplicissima. Ah, e la lavorerò con i ferri del numero 11, e vi dicevo, la lavorazione è semplicissima perché la faremo la classica lavorazione di tutti i ferri a diritto, quindi andremo a lavorare le nostre maglie sempre a diritto in questa maniera. Quindi quando monteremo le 40 maglie per la parte dietro, quando monteremo le 20 maglie per le due parti avanti, lavoreremo sempre solo in maglie e in ferri a diritto. Mi raccomando, per la larghezza dovete decidere un po' voi quanto la volete larga, quanto la volete stretta. Rendetevi conto che con 40 maglie siete intorno ai 48 centimetri, quindi se la volete più larga mettete più maglie, tipo contate 2 maglie per ogni centimetro, mettiamola così. Stessa cosa per le parti avanti, se le volete belle larghe, se le volete più strette, dovete decidere un po' voi in questo caso quanto volete larga la vostra giacca. Io la voglio abbastanza larga, non voglio una cosa stretta, ed è per questo che ho montato tante maglie nonostante sia da lavorando con dei ferri molto grandi, perché sono quelli delle 11. Quindi vi dirò ora quanto poi lavorerò in altezza. Non la voglio lunga questa giacca, diciamo che mi deve andare sui fianchi, anche un po' più sopra, quindi non voglio una cosa lunga. E quindi vi dirò alla fine per quanti centimetri ho lavorato, e naturalmente contatevi i ferri, perché gli stessi centimetri che andate a fare dietro dovete farli poi per i due ferri avanti, quindi contate i ferri che lavorerete per poterlo fare uguale. E poi naturalmente vi farò sapere anche le maniche, quante maglie andrò a montare, e quindi quanto mi è venuta larga la manica e quanto la farò lunga. Ho terminato la mia parte dietro e ho lavorato per circa 51 centimetri, e come altezza per me va bene. Vi ricordo che ho deciso di non fare una cosa lunga ma una cosa corta, più qui, quindi più moderna, quindi non voglio una cosa lunga, va bene un po' più corta, però naturalmente voi potete lavorare per quanto volete per quanto riguarda la lunghezza. E ho montato 40 maglie. Adesso andrò a fare le parti avanti, quindi monterò 20 maglie e andrò a lavorare per 51 centimetri come ho lavorato per la parte dietro. Ho terminato anche i due pezzi avanti, quindi vedete ho fatto due pezzi montando le 20 maglie, lavorando per 51 centimetri, e adesso andrò a cucire prima un po' sulle spalle per vedere quanto cucire le spalle, e in base a questo poi deciderò quanto fare le larghe le mie maniche. Allora, ho cucito le spalle per 14 centimetri e poi sono andata a fare le spalle. Per fare le spalle ho montato, le maniche. Per fare le maniche ho montato 28 maglie, in modo tale da avere una lavorazione larga circa 32 centimetri. E adesso lavorerò queste maglie, le sto lavorando, fino ad arrivare alla lunghezza desiderata. Non so ancora se voglio delle maniche lunghe o delle maniche a tre quarti, ma penso più delle maniche lunghe, quindi alla fine vi dirò per quanti centimetri ho lavorato entrambe le maniche, e poi vi farò vedere come le vado a cucire.
Allora, ho lavorato la manica per circa 44 centimetri. Adesso la devo andare a cucire vicino alla mia alla giacca. E per fare ciò che ho fatto, quando ho fatto i miei centimetri, io vi ho detto che l'ho lavorato per 32 centimetri, a metà ho messo il mio marcatore in modo tale che adesso io vedete, questa è la mia manica, qui è dove ho cucito le spalle, dove ho la cucitura faccio combaciare il marcatore in modo tale da andare a cucire da questa parte e da questa parte, quindi dietro e davanti, perché questo è dietro della mia manica e della mia giacca e questo è il davanti, in modo tale da andare a cucire perfettamente a metà la manica. Poi andrò a cucire sotto, quindi cucirò prima qui, poi cucirò la manica sotto e naturalmente la parte sotto del mio della mia giacca, e farò la stessa cosa anche dall'altro lato. Questo è per regolarmi maggiormente, per mettere la manica giusto al centro quando la vado a cucire, quindi mettere il marcatore a metà in modo tale da essere sicuri di andare a cucire sulla spalla proprio la metà della nostra manica. Quindi una volta che ho cucito, vedete, questa è la mia manica, questa è dove ho la cucitura della spalla, ho cucito poi sotto per chiudere la manica e poi sono andata a chiudere le due parti sotto della parte avanti della parte e dietro del maglioncino, cucendo con lo stesso filato, quindi sempre con il cincillà. Come potete vedere, le cuciture non si notano per nulla. L'unica cosa che adesso ho cucito anche la seconda manica e adesso sto pensando di chiudere, di cucire un po' di più sulle spalle, scusatemi, così vedete bene. Ecco, questa è la cucitura delle spalle, sto pensando di cucire un po' di più sulle spalle, tipo di lasciare poco. È vero che se cucio bene e poi dietro non avrei nessuno spazio e quindi potrebbe dare fastidio sul collo, però indossandola la manica tira un po' e quindi preferisco cucire di andare arrivando fino a 16 centimetri di chiusura, in modo tale che comunque resta un po' aperto dietro e anche un po' sul davanti. Una volta fatto ciò, non manca che andare a mettere i bottoni. Per i bottoni io ho, questa è una parte della mia maglia ed è, scusate, il mio cardigan, e vedete si è formato cucendo proprio questa striscia in questa maniera perché sono andata a tirare un po' da questa parte, e metterò un bottone qui, un bottone qui in alto, ecco così potete vedere bene, e un bottone qui in basso, in modo tale da far sovrapporre quindi l'altro lato e di mettere il bottone, di chiudere il mio cardigan in croce, un bottone verrà qui e gli altri due qua sotto. E una volta fatto ciò, il mio cardigan sarà terminato.